Ciao ragazzi e benvenuti a questo video outfit per Halloween. Invece di mostrarvi un tipo di make-up, questa volta horror per questa serata, uno si può, che magari non a tutti va di uscire e truccarsi in un modo troppo strong e esagerato, e io ho optato per un tipo di outfit un po' particolare con degli accessori che cambiano un po' la situazione, il contesto, e con un trucco magari un po' strong con le ciglia molto lunghe e un rossetto molto intenso. Ora vi mostro tutto quanto. Per quanto riguarda il tipo di make-up che ho utilizzato per questo tipo di trucco un pochettino da sera più intenso, ho utilizzato la palette, questa della Riri Collection di MAC, che è stupenda, meravigliosa, ha dei colori particolari ma molto scriventi e luminosissimi, e con definito bene con l'eyeliner, questo qui della NYX che mi piace tantissimo e mi trovo stupendamente. E per terminare con le ciglia lunghissime della MAC, che vediamo se riesco a trovare il numero, che sono le 44, guardate come sono lunghe, per una serata particolare è l'ideale. E poi come blush illuminante, questo qui sempre della Riri Collection, guardate che stupendo che è. Per finire poi ho indossato questo rossetto, che cosa potrebbe essere? Per rimanere nel contesto, ovviamente Riri. Questo qui rosso fantastico, che l'avevo preso però online, questo qui non l'ho preso adesso con la collezione, e l'ho applicato con un pennellino per le labbra perché è un matte molto scrivente, però è più facile l'applicazione di questo rossetto se si applica con un pennellino. Questo per quanto riguarda il make-up. Di mollettina sono carinissime queste qua, sempre le ho prese da Claire's, questi accessori, vedete, c'è la zucca, c'è il pipistrello viola, io ho il ragnetto qua, ho messo il ragnettino carino, e poi si può cambiare anche. E questa qui è la collana che ho deciso adesso di indossare, che però cambierò e vi mostrerò un altro tipo di collana carinissima. E questo qui è scritto con la scritta Love e con le borchie da Claire's, 5-6 euro, pochissimo, l'ho pagato. Questo negozio è un negozio che è difficile da trovare in Italia, si trova in questo centro commerciale a Carugate, il Carosello, vicino a Milano, che ha delle cose veramente originalissime. E questo qua è il collarino che vi mostrerò applicato dopo, vedete, con il gancettino per chiuderlo dietro. Avevo postato una foto su Facebook e una ragazza mi ha detto: "Ma che ti sei messa la giarrettiera attaccata al collo?" E invece no, vedete com'è fatta, così avete l'idea. Volendo, con un pochettino di pizzo, un nastrino di, come posso dire, di raso, fiocchettino, potete anche voi ricrearvi una collanina del genere, carinissima. Di guantini di pizzo ho deciso di indossarne solo uno, e questo qui proviene da una scatola che avevo preso in confezione regalo di Deborah dello scorso anno per Natale, che c'erano dentro i guantini, e smalto nero e anche un rossetto. Era una confezione che costava 12 euro, praticamente ho preso la confezione per i guantini perché mi piacevano tanto. In questo tipo di outfit ho deciso di indossarne due, uno soltanto su due, perché mi sembrava più carina l'idea. E di smalto, questo qui della Glossip, che ho pagato 1 euro, che era in offerta, carinissimo, rosso lucidoso, un po' glitteroso. Per quanto riguarda la maglietta, questa qui è di Bershka, e l'ho pagata 13 euro mi sembra, attillata, aderente, mi piacciono le cose così da indossare, con un inserto nella manica, come vedete tutto di pizzo, la manica è a tre quarti. Ho deciso di cambiare, mi sono tolta la mollettina e messo il collarino. Come pantaloni, vedete, sono aderentissimi e sono quelli di Skinny della Guess, con le tasche dietro molto aderenti e fasciano bene i fianchi.
Ho indossato un paio di stivali della Casadei che mi avevano regalato qualche anno fa, comodissimi. Ecco, questo qui è il tipo di outfit come borsa e io indosserei questa qui di Tallywhale, vedete che carina con la catenella. Potete anche indossare questa mascherina semplicissima, un po' da Catwoman, carinissima, che mi piace. L'avevo presa da Accessorize 4 euro e vedete come cambia ancora di più il tipo di outfit. E il video sta terminando, spero che vi sia piaciuto il tipo di outfit così un po' particolare. Avete visto, aggiungendo degli accessori si cambia subito il tipo di look. La Lady non ha bisogno di niente, lei per... poi è bianca. Dovresti essere nera di Chewy per Halloween. Vi baciamo e fateci sapere che cosa indosserete voi, se vi piace festeggiare o no, e cosa ne pensate di questo tipo di outfit un po' così sexy, black, dark, da sera per Halloween. Ciao, alla prossima!